al Summit 2009 anche per parlare di malattie rare con l'associazione Asmara Onlus. Qual è la vostra attività? L'associazione nasce innanzitutto perché l'ho voluta dedicare ad una mia cara amica che da 2 anni purtroppo non è tra noi. Le attività principali che si prefigge l'associazione è quella appunto di aiutare tutti i pazienti affetti da questa malattia. Come? Indirizzandoli sicuramente nei centri dove si curano maggiormente queste malattie rare e in modo particolare la sclerodermia, naturalmente cercando di portare avanti la ricerca con la raccolta fondi, con fare iscrivere sia i pazienti che altri cittadini all'associazione, promuovere convegni, promuovere convegni proprio finalizzati a queste malattie rare, proprio per avere uno scambio sicuramente con i professionisti che operano nel settore medico e soprattutto trattano pazienti con malattie rare. Quindi lo scopo principale dell'associazione è mandare avanti sicuramente la ricerca.